Oggi bellissima puntata, nonostante stupenda. Il caldo atrocito del 15 luglio. Caldo? Atrocito. No, il caldo... Atrocito? No, atrocito, il caldo... Pestifero, caldo. Pestifero. Il caldo forte. Affogante, affogante. Vabbè. Afoso. L'ho sentito dire nel telegiornale tre anni fa. Ho sentito dire afoso. Nonostante sia una giornata afosa. Noi siamo qui per la trasmissione e oggi avremo Pare de Coccio, il nostro inviato che si collega al concerto di Bennato. Sì. Avremo Platinette. E la prossima settimana avremo Tiberio D'Imperi. Bene. Ora noi abbiamo il maestro Bragardi. Torto. Io gli farei una dedichina a Tiberio D'Imperi, poi mettiamo la sigla e partiamo. Perché no? Tiberi, questa è dedicata a te, in questo momento di grande amore generale dappertutto. Ciao Tiberi. Quanto è bello Tiberi. Il programmone. Nino Frassica presenta Programmone con Nino Frassica e Gianfranco Padda. Allegria, Gianfranco Padda. Nino Frassica. Grazie. Ai microfoni di Radio 2. Adesso sai cosa facciamo? Che cosa? Mattiamo il primo disco. Sì. Sei contenta? Sì. To, vabbè. Contenta, Anto. Contenta, tu, va bene. E siamo qui a Programmone, anche oggi abbiamo un ospite importante, classe, maturità, fascino, preparazione, indimenticabilità. Charm, eleganza. Charms. Indimenticabile ospite numero uno in Italia, su Gigi, la star delle imitazioni cinesi, che qua in Italia gli abbiamo aperto le porte del successo. Come va su Gigi? Tutto bene. Come va? Qui in Italia ti abbiamo aperto le porte, come va? Qui in Italia mi hanno aperto la porta del successo. Ah, dal successo. E dopo che ci hai fatto tanti personaggi, chi è il personaggio che imiti oggi? Platinette, che è stato? Sì, il mio scopritore. Il tuo scopritore, Platinette, bene, bravo, vai. Allora, si sta mettendo il parruccone, ecco. Non c'era bisogno alla radio, non si vede. Alla radio, comunque, vabbè. Se non fosse per gli occhi a mandorla sembrerebbe tale quale. Ci assomiglia molto. Sì. E allora, vai con l'imitazione di Platinette. Vai. Sono uguale, tale è uguale. Fai la voce, imita. Non lo sai. Sono uguale, tale è uguale. Sono Platinette che io ho la palucchia. Palunno. Vabbè, bastare. Sì. Vabbè. È piaciuto. Ah sì, lo imita bene, insomma. Beh, l'ha fatto bene, dai. Sì. L'ha fatto bene, bene. Programmone. Radio 2. La prossima settimana ricordo a tutti che avremo un ospite eccezionale, singolare, eccezionale, orrendo. Miss Muscoli di Davanti. Miss Muscoli è un uomo. C'è muscoli dietro la schiena, non c'ha muscoli. Mister Muscolo. Ho sbagliato, posso sbagliare? Certo. Ho sbagliato, cioè abbiamo il professore. No, però. Sai tutto tu? Ho detto dovevo dire mister. Sì. Mister Muscoli davanti. Ma solo davanti ce l'hai il muscolo. Che ne so, così fanno. Ma dietro la schiena, magari. Se... fanno tanti concorsi. Okay. Questo qua. E lo avremo ospite. Okay. La prossima settimana. Poi avremo anche
Miss Lacrimone, una donna che ha pianto tanto in vita sua. Miss Lacrimone. La donna che ha pianto Miss tanto. Lacrima, Miss Lacrima. Che ha tanto pianto sì. A Vita in Diretta e da Barbara D'Urso. È stata D'Urso. Pure lì, sì. L'avremo ospite per sapere come mai piange questa signora qua. Avremo ospite, non dimentichiamoci, le tre sorelle cantanti ballerini showman Lilla. Sì. Come si chiamano? Lalla e Lilla, sono le tre sorelle. Sono nominate quattro. Una si chiama Lalla. 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 E Lilla. E Lilla. Tre sono tre. Te credite? Me graditi. E poi un ospite d'onore. Chi? L'ospite d'onore. Chi è? E chi è? Non me lo dica. Dico solo le prime tre lettere. Sì. Le prime tre lettere. Sì. Ve, se, ne e be. Se ne ebbe, che ne so? Non l'hai capito? Non te lo dico. No. Sorpresa! Bella questa canzone, però è copiata da Venditti. Questa qui. Sembra Sara. Andiamo, Sara. Ma svegliati, ma non è andiamo. Proprio uguale, mi assomiglia proprio. Ma secondo me è copiata. Facci caso. Hai senti? Ma non gli assomigliava niente, no? Copiata. No, assolutamente no. E siamo collegati con Paride Coccio che è al concerto di Edoardo Bennato. Ciao Paride! Paride! Aspetta. Ci sei? Paride! Mi sento a tratti! Fortemente a tratti! Vi sento fortemente a tratti! Ecco qui! Sì, Paride! La temperatura è di 15 gradi, sì. Ma i gradi non contano, quello che conta è l'esperienza, come sapete. Sì, certo. Ecco qui. Il cantante oggi si esibisce con 38 di febbre, ma ne dimostra molti di meno. Okay. Darei delle ore ad ascoltarlo se solo volessi. È un ragazzo che sta crescendo molto in fretta, festeggia un compleanno ogni 4 mesi. E sì. Il concerto sta per iniziare, mancano appena 50 minuti, 200 sms e ben 10 giga di internet, incredibile. Senti, ma è pubblico più femminile o maschile? Viceversa. Grazie. Poi hai qualcos'altro da dirci? Paride Coccio. Resta alta la tensione fuori dallo stadio, tentano di sfondare i cancelli con un ariete arrestati in Sagittario e un Capricorno. Comunque vi saluto e vi aggiornerò a breve. Va bene, grazie, saluta. Ciao Paride. Mamma mia, come lo saluti male. Non devo salutare. Mamma mia, salutalo meglio. Ti salutiamo degli studi di Programmone. Scusa, non ti sa salutare, scusalo. Paride, ti saluto da Programmone, ti salutiamo. Non ti sa salutare. L'importante è la salute. Ciao. Seconda stella a destra. E siamo a Scherzi a parte. Bip. È piaciuto moltissimo. A me non mi piace lo scherzo. Perché? Ma perché? Non è una cosa. Perché non hai il senso dell'umido. Dell'humor, insomma. Allora, è piaciuto molto lo scherzo fatto a Pippo Baudo. Quale scherzo? L'abbiamo chiamato, diciamo. Sanremo, qui Sanremo. Vuole venire al festival. E Pippo Baudo si è presentato a Sanremo, allora. Scende dal treno, Pippo Baudo invece di farti trovare col cartello. Sì. Col cartello sei scherzi a parte, non lo presenta. Sanremo non lo fai più. Sì, ecco. Lui si è messo a piangere, noi. Vabbè, piangere, si è messo a piangere, una cavolata. Due nuovi scherzi. Sì. Uno a Mal, hai capito che è Mal? Mal dei Primitive, il nome. E uno a Eros Ramazzotti. Sì. Hai capito chi è? Come no, cantante allora. Uno a Mal. Il marito della Uzi, Ramazzotti, sì. Ma non Mal. No, Ramazzotti. O tutti e due. No, solo Ramazzotti. Mal, sai, lo sanno tutti, ha paura dei morsi di coccodrillo lui. Perché c'ha paura dei morsi di coccodrillo? Lo sanno tutti. Tutti abbiamo paura dei morsi di coccodrillo. Mi fanno paura. Lui parla. Parla un po' così, sì. Cosa? I chiccodrilli, mi fanno paura. Ma tutti c'avevamo comunque. Comunque lo scherzo, andiamo allo scherzo. Lo invitiamo a cantare in un locale di lusso. Sì. Con piscina. Sì. Dentro la piscina, a sua insaputa, mettiamo un coccodrillo vero. Okay. Lui Mal fa il concerto, sì. A un certo punto del concerto, quando lui canta Furia a cavallo di Vest. Che beve solo cappello. Siccome ha poche canzoni, questa l'ha cantata. Il suo pelo. Questa la canta 10 volte. Perché non è che c'ha tante canzoni. La canta 10 volte. Ma per un nostro attore finge di essere un suo grande ammiratore. Lo prende e gli dice viva Mal, viva Furia, viva Mal, viva tutti in piscina a festeggiare. Boom!
lo butto in piscina e ti lascio immaginare. Col coccodrillo. Ti lascio immaginare. Col coccodrillo lo lascio. Ma sì, 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 per ridere. Ma ridere. Ma su se su scherzi a parte, lui un colpo gli è preso. E beh, vorrei che cavolata. Guarda. Vuoi sapere quello fatto a Eros Ramazzotti? No, non voglio sapere, guardi, lascia. Allora, no, non lo voglio sapere. Vabbè, cerchiamo. Una nostra finta attrice le fa. Tu ti chiami Eros? Lo sanno tutti. Eros. Eros. E gli fa una telefonata sexy. Ti vollo. Vieni qui, baciamo il collo, ti vollo. Come fa a baciargli il collo del telefono? Lui che si arrabbia dall'altro lato, ma chi parla? Ma a ridere, quanto abbiamo riso, quanto si ride. Quale ti è piaciuta più? Nessuno. Male, quello dei coccodrilli, è un po' duro come scherzo. È un po' tosto. E questo ti rende quello è cretino. Allora ti piace di più, vero? Nessuno di due mi piace. È Pippo Baudo, quello è Pippo Baudo. Manco quello, il di cattivo gusto, proprio quando fate andare fino a Sanremo, non è bello. This is TJ, dedicating the song to... E siamo giunti al momento della poesia, il professor Clementini ci leggerà una delle sue belle poesie, scusi se dico così, ma sono belle, mi scusi. Oh, titolo della poesia, cacciate i malelingue, vuol dire le malelingue in generale. Quello che parla male di questo, di quello, sopra le spalle e dici brutte cose e brutte parole, e con rispetto anche l'altro, quello che ha ricevuto l'offesa, attacca l'altro e tutti si ripete come una ruota. Si morde la coda, ognuno non dovrebbe dire niente, solo parole affettuose, parole che stai bene. Sei magnifico, senza andare a dire malelingue. Tutti noi siamo uguali e nessuno ci piace che diciamo queste malelingue. Vogliamo tutti la pace con le buone parole. Bella, 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 bella. Non ce ne stanno al mondo, non ce ne stanno. Bella, bella. Io bellissima. Faccio la chiusura. Bellissima, bella, bella. State zitto tu. Ma è bella, Tu state zitto. La chiusura. Sto zitto, va bene. Deve intervenire lui. Non deve, tra noi. Non è questione di te. Mi è piaciuta. Dici, bella, bella, deve fare. Mi è piaciuta, bella. E ti stai zitto. Non fai parole se uno, parole sopra l'altro. No, ho detto che bella. Cioè, è bella. Finisce la poesia e dici bella. Bella. Basta. Ma non che poi. Vero? Sì, giusto. Bella. E basta. L'hai detto già. Perché lo devo dire di nuovo? Un maestro preciso ha detto la parola, basta. Vuol dire tutto quando dice bella. Il comico Rulla ci fa divertire, ci fa ridere, a sganasciare, facendo l'imitazione di Carlo Verdone nel film Troppo Forte. Facciamolo, così la gente ride. Allunga quei gambe. Molto divertente. State ascoltando Programmone su Radio 2, dobbiamo rinnovare la trasmissione. Cambiamo sigla? No. Cambiamo titolo del programma? Ma no, assolutamente. Porta a porta, che ne dici? Ma no, esiste poi. Ma poi programmone, teniamo Programmone? Certo. E abbiamo alla nostra tastiera dal vivo, live qui a Programmone, Leo Sanfelice. Alla tastiera, questa tastiera viene da Napoli, sai? Come viene da Napoli? È la tastiera napoletana, la famosa tastiera napoletana. Cosa ci fa ascoltare, maestro? Questa rumba, nella notte cubana, ballava la baiana, nella notte argentina, ballava mia cugina, nella notte africana, mangiai la parmigiana, mi sentii un po' mal. In riva al mar mi misi a cantare il coro. Ai 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 ai, che malor, dolores dolor, è sempre così, dolores dolor, di nuovo. Ai 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 ai,
malò. Ma non lo dite che malò di nuovo. Ai 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 ai, che malor, che malor, che malor. Di nuovo? No, lei è stato bravo. Lo faccio io di nuovo? Pure. E io che ho toppato io. Eh sì, Panda, allora lei ha stonato. Mi scusi, non l'ho fatto apposta. Lo faccio di nuovo? No, sì, no, no, sì, no. Sì. No. 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 Troppo perché? Lungo. Ah! Salutiamo il maestro Leo Sanfelice. Leo Sanfelice. Grazie. Programmone Radio 2. Ma l'oroscopo oggi non lo faccio. Sì, sì. Sei al telefono? No, che stile? Sei qua. A suggerire, ma oggi l'oroscopo non lo non ho capito. L'oroscopo oggi non lo facciamo. No, ma come corre? Come corre? Certo che lo facciamo. Che mi deve insegnare il mestiere? No, no. L'oroscopo di oggi in esclusiva programmone Radio 2. Per i nati oggi, Mercurio e Marte si sostengono. Ecco, così impari, così impari. Perché per frega? Il transito di Giove oscura una parte del vostro segno. Salute, troppe ansie, troppo stress, troppa fatica, si ingarbuglia la vista, è troppo stress, le orecchie vi fischiano, la pancia vi gogola, naso tappato, piedi gonfi, troppo stress, stress. Lavoro, evito di dire, evito di che dire. Che cosa? Evito di dire. Amore, nei primi giorni della settimana state attenti. A che cosa? No? In generale, in generale. Sfortunati in amore, la vostra lei, pensavate voi che sarebbe stata la vostra lei, ma la lei vostra è di lui, non di voi, non di un altro, è di un altro. Capito. Come la canzone di Azzavur. Sì. Dio tra di voi, la canzone di Azzavur. No, no, è Dio tra di voi. Dio tra di voi. No, Dio tra di voi. È poi c'è Dio, la canzone di Renato Zero. Ecco, per esempio c'è la canzone di Renato Zero, sì. Triangolo. Il triangolo. L'indirizzo ce l'ho, me l'ero segnato. No, non è così, L'indirizzo ce l'ho, me l'ero segnato. Ma non è così. Lui no, è il triangolo. Lui chi? Lui chi è? Cioè il triangolo, vabbè, no, non l'avevo considerato. Affari. Sì. Avete molto fiuto. Fiutone, fiutone, proprio un fiutone. Inoltre, per i nati sotto il vostro segno, allacciare le cinture di sicurezza. Colore fortunato grigio chiaro. Numero fortunato 3131. Possibili regali: libri, dischi, quadri, armonica a bocca, treppiede, scatolone grande, ci puoi mettere tutto, cellulare nuovo. Ma tutti c'è bisogno di regali, per sì. Riempire. Musica preferita, state zitto, sì. Questa. E abbiamo Raff con noi, è a caldo, vogliamo sapere cosa pensa dell'oroscopo. Abbiamo fatto l'oroscopo, cosa pensi? L'oroscopo è una componente principale di ogni persona. Dobbiamo credere all'oroscopo oppure è una falsità? No, ci sono delle cose che succedono, che sono delle concomitanze, delle sì. Virtualità, cioè sono delle... Sì, ci sono delle coincidenze. Grazie, ecco. Sì, sì, ci sono, prego. Per proteggere la pelle delicata del tuo bambino, la soluzione è già nelle tue mani. Usando Naxos, la crema ideale per bambini, anche in caso di arrossamenti e di eritemi da contatto, da viso, è 3 volte efficace. Una volta? A settimana. Una seconda volta? Terza volta? 15 giorni. Poi? Un mese. Naxos, la crema ideale per bambini. Il prezzo? Dai 15 ai 20 euro a boccetta. Naxos, la parola stessa lo dice. Crema. In crema. In crema. Vieni qua, padre, dai. Siediti sulle mie gambe, dai. Perché presentiamo insieme. Perché me lo metti sulle mie gambe? Non mi voglio mettere. Te lo dedico a te.
Vabbè, te lo dedico a te. Vabbè, grazie. Così stiamo più vicini e ci capiamo meglio. più eh? Vicini perché non siamo a contatto, no? Okay, la conduzione viene meglio. Sì, ma stiamo uno di fronte all'altro, non va bene così, no? Perché sei così freddo? Hai paura di me? Ma perché ci devo avere paura? Ti ho, però ti ho mai fatto niente di male? Ma no, non mi conosci, no? Eh? Io non ho mai fatto male alla mosca. Ma lo so, so. Eh? Lo so. Ho fatto male alla mosca io? No, alla, a una mosca si dice che insomma. Io ho una proposta da farti. Sì. Siccome l'argomento è abbastanza privato e riguarda noi due, in che senso? Questo argomento ne vorrei parlare per bene. Questa non è la sedia adatta. Ma perché che sedia non va bene? Questa non è la sedia adatta. Bevi, dai. Tu stasera Lillo Lillo, vieni da me. A che a casa mia. Perché? Stasera non c'è nessuno. Perché? Ci beviamo un bicchierino di rosolio. Perché, se, perché scusi? Ti piace il rosolio? No, non mi piace il rosolio, non bevo alcolico. Marsalino. Marsalino. Ma roba siciliana. No, no, non me va, non me va, non me va. È razzismo, no. Sei razzista, perché roba no, siciliana. No, razzismo di che? Ma non. Vieni da me, resta a dormire da me. Perché sto a casa mia. Ti presto il pigiama. Non c'è bisogno, sto a casa. Se vuoi dormire nudo non mi scandalizzo. Ma no, perché? È mica la prima volta che vedo un uomo nudo. Ma perché devo venire a casa sua? Vabbè, io vado tanto bene a casa mia. Mandiamo un disco. Magari se abbiamo una cosa al bar e poi se ne va a casa. Vabbè. Vieni qui, dai. Ancora. Balliamo, dai. Non mi pare ballare come io devo dire. Ma trovi che gusto c'è a ballare poi, scusi. No? Vuoi trovare il gusto, Ma non voglio sessuale. Ma si balla per piacere di ascoltare la musica, no? Ma, tra uomini che balliamo a fare? Però sei antico. Sì, ma tra due uomini che mi rappresenta, sei no? Sei antico, vabbè. Ascoltiamo il disco. Troppo, boh. Questa canzone era deliziosa, La nostra canzone. Nostra, come nostra, è una canzone, è una bella canzone, questo sì. Ma perché non possiamo dire nostra? L'abbiamo ballata, con tanto amore. Tu accetti le critiche? Sì, accetto. Sei tradizionalista, conservatorio. Conservatore, casomai. Conservatorio, attaccato alle tradizioni, vabbè, ti perdono. Vieni qua, siediti sulle mie gambe. Ma perché dovrò sta scomodi, scusi? Dobbiamo presentare la poesia di Urzudo. La potete poi presentare staccati. No, voglio se presentiamolo insieme. Adesso c'è Urzudo. Sì, Urzudo, ma io però sto sua sedia mia, lei sta su. Siediti qua, dai. Ma voglio sta sua sedia. Va bene. Va bene. Urzudo. Non è per mancanza, ma voglio sta sua sedia mia. Wow, attacco la tata. C'è sempre. C'è sempre. Che ti fai ricorrere. Attacco la tata! Bella, bellissima. Abbiamo ascoltato le poesie di Urzutu Manulu, uno studioso, un personaggio diciamo di non italiano, e vogliamo sapere da Mago Raffa, che è qui con noi in studio, cosa ne pensa lei del poeta Urzutu Manulu? Urzutu Manulu è un personaggio che vive una vita molto semplice ed esprime dei sentimenti schietti sempre tramite la sua poesia, la sua poesia, che le persone quando lo ascoltano hanno sempre quel senso di davvero è meraviglia, vero? Sì. Vericità. Ne parlavamo oggi al bar di questo. Grazie Mago Raff. Programmone, code qua. Programmone, code qua. E oggi siamo giunti al momento del super quiz, il gioco del vero o del falso. Hanno scritto in tanti che vogliono partecipare, però noi purtroppo non possiamo accontentare tutti. Oggi ci sono quattro concorrenti. Il montepremi di oggi è 150.000 euro per chi indovina tutto. Bello. Sarà
Programmone Radio 2. Allora, domanda numero 2. Vero o falso che gli impressionisti, sì, i pittori, sì, pittori impressionisti, sì, non possono vedere i film dell'orrore? Falso, 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 falso. Io ho risposto. Falso. C'entra? Non c'entra niente. Impressionisti è una corrente, diciamo, pittorica. Certo. I film d'orrore sono un'altra cosa. Quelli che si impressionano sono due cose diverse. Ecco. No, perché gli impressionisti, appunto, come ha detto lui, la corrente pittorica, e poi ci sono gli quelli che si impressionano, che guardano i e film. E come si chiamano quelli che si impressionano a vedere i film? Impressionanti. Domanda numero, questo punto me lo prendo io. No, domanda numero 3. Sì. Pino. Nella, scusate, purtroppo c'è, sì, una macchia di caffè. Sulla, non riesco a leggere la domanda. Vabbè, quindi tutti la Pino, vero o falso? Vero. Perché è vero? È perché Pino. Ma se non ho detto la domanda, però, ma di che stiamo? Una domanda, no, questa è numero circa 5. C'è nulla. Il numero 71, il numero 71 è stato inventato da Isacco Newton. Falso. Ma c'era già, c'è sempre stato. Chi l'ha inventato? Ma il 71 esiste dalla notte dei tempi. Gli arabi hanno inventato i numeri, per cui tutti i numeri compresi il 71. Devo dare ragione, diamo un punto. Però prima degli arabi c'erano anche i numeri romani. È vero, a questo punto un po' dubbio. Io darei il punto alla signorina che ha detto Non ho detto niente, gli diamo il punto. In realtà è stata la prima, è giusto che venga premiata. Ma domanda numero 7. Sì. Allora, il marmo di Carrara, quindi lei è avvantaggiata. Sì, io lo so. Il marmo di Carrara è commestibile. Falso. Non si può mangiare. Perfetto, 10 punti alla signorina. Vince 150.000 euro. Voglio vedere la signorina. Stasera ci vediamo a casa. Ci vediamo a casa mia stasera. Va bene. Oggi è stata una bellissima puntata. Meravigliosa. Piena di soddisfazione. Sì, ti diamo appuntamento a sabato 21. Che 21 pure vogliamo sabato. Vogliamo fare questa gag? Sabato 21. 21. Va bene, allora, sì. La facciamo bene? E facciamola. Allora, appuntamento a sabato 21. No. Appuntamento a sabato 21. O meglio, sabato 21, che è il 21. Esatto. Vabbè, basta, può bastare. Arrivederci. Arrivederci. Finita la puntata. È finita. Mi dispiace che è finita.